I pugili si salutano al centro del ring, escono i secondi per la prima delle 12 riprese che opporrà Angelo Rottoli, campione italiano dei pesi massimi, allo sfidante Renato Pelizzari. Negli scambi in velocità è sempre Rottoli ad avere la meglio. Cerca la sventola larga Pelizzari e subisce invece un sinistro preciso al mento. Rallenta notevolmente l'andatura Pelizzari, evidentemente Alan che sta di prendere fiato, va a segno un destro, un gancio destro al mento. Colpito duramente questa volta Pelizzari, ha accusato nettamente, accusa ancora, rimane scoperto di fronte all'incalzare di Rottoli, accusa nettamente, è in grave difficoltà all'angolo, interviene l'arbitro. È rimasto troppo a lungo scoperto, replica immediatamente Rottoli, non viene sentito il gong da Pelizzari che si scusa con l'arbitro, aveva comunque portato una sventola larga che pare non abbia avuto conseguenze su Rottoli. Quinta ripresa, ha colpito subito in apertura Pelizzari, ancora evidentemente Rottoli deve aver accusato il primo colpo a freddo in avvio di ripresa. Ancora un sinistro doppiato da un destro, colpi di sbarramento di Rottoli. Subisce un sinistro al volto ma reagisce immediatamente con due colpi al corpo. Appare molto più guardingo Rottoli. Sinistro ancora, sinistro di Rottoli che ormai ha capito come tenere lontano l'avversario e poi entrare nella sua guardia, questa volta però il movimento di tronco lo ha messo fuori misura, Rottoli è ormai padrone del centro del ring, vedete che Pelizzari appare sempre più fermo, subisce l'assalto dell'avversario, reagisce sporadicamente. Sta cercando con disperazione e ostinazione il colpo risolutore, ma finisce con le sporse ed è Rottoli che riesce a portare, è andato a segno peraltro Pelizzari con un sinistro, poi però deve accusare un destro. L'incontro si fa incandescente, para il sinistro Pelizzari, adesso e si espone però all'avversario con due corti montanti, è riuscito Rottoli a mettere ancora una volta in difficoltà il suo avversario. Ecco, vediamo l'azione al replay, vedete la massa di pugni che viene portata da Rottoli mentre al centro del ring appare sempre più fermo Pelizzari. Avete visto i due colpi molto corti, ravvicinati, secchi, che hanno concluso la ripresa. Ed eccoci alla undicesima e penultima ripresa. Si scatena immediatamente Pelizzari. Cerca il montante. Sente la necessità di un'azione defatigatoria e poi incappa immancabilmente in un sinistro pronto, rapido.
ha subito. Il KO per un colpo al plesso solare. Interviene immediatamente il medico, dottor Mario Sturla. Ci è sembrato che il colpo fosse abbastanza regolare, una serie al volto doppiata da una serie al corpo. È crollato al tappeto Pellizzari. Rivediamo, vedete Rottoli sulla destra del vostro teleschermo, ha portato un destro, un sinistro. Questa è una fase precedente, ecco, è pressoché impossibile stabilire se era il colpo alla faccia oppure il colpo al plesso solare, ma è evidente che, dando maggior consistenza alla sua box, Rottoli aveva cercato il colpo risolutore. Per KO tecnico vince all'undicesima ripresa e si conferma campione italiano dei pesi massimi Angelo Rottoli. Grazie dell'ascolto e a risentirci.